può dire dopo una sconfitta? Ma secondo me non si può dire proprio nulla. Dobbiamo fare di necessità virtù, questi siamo, questi purtroppo commettiamo sempre gli stessi errori, regaliamo sempre gli stessi gol, ci mettiamo la grinta e il cuore, però purtroppo a questo punto non serve più solo questo e dobbiamo andare oltre, dobbiamo cercare di fare quanto più punti possibile. L'organico purtroppo tra virgolette è incompleto. Abbiamo delle carenze, abbiamo soprattutto le carenze a livello caratteriale che non riusciamo a gestire. Anche oggi abbiamo regalato, penso, 2 o 3 gol abbondanti e alla fine non siamo riusciti a rifare il miracolo che abbiamo fatto col Fasano. E questo è quanto, quindi c'è poco da commentare, c'è soltanto da tornare a lavorare, da cercare di essere più concreti, di gestire le gare meglio, perché comunque troppi errori, troppe situazioni anche a livello caratteriale che non vanno bene, e quindi questo è quello che sono riuscito a evincere da quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso nelle ultime 3 partite abbiamo preso troppi gol, anche se non ci hanno dominato come oggi perdiamo 2-0, ma praticamente ci eravamo quasi mai tirati in porta. Però alla fine lascia tutto il tempo che trovo, queste cose sono solo chiacchiere, quindi le chiacchiere a me non piacciono. Io ci metto la faccia, come ci mettono anche i ragazzi, si impegnano e tutto, le problematiche ce le abbiamo e le dobbiamo risolvere, in una maniera o l'altra. La classifica comincia a fare paura, soprattutto guardando il calendario, le prossime 4, le ultime 4, 3 fuori e una in casa, diventa sempre più difficile fare punti. No, noi diciamo che noi dobbiamo cercare di fare i punti, come più punti possibile, per, prima che si apra la finestra di mercato e poi opereremo sul mercato, perché tra virgolette abbiamo una carenza tra under e over, siamo assortiti male, ma non è una giustificazione, ma è la realtà, quindi non è che possiamo cambiare le realtà, possiamo lavorare per modificarle, per migliorarle e comunque lavoriamo costantemente tutti i giorni per poterlo fare. A volte, come nel calcio, anche gli episodi possono aiutare, a noi non è che ci dice benissimo, ad Agropoli in 10 minuti abbiamo buttato via una vittoria. Oggi, non so, rigore a 45esimo del primo tempo, fallito, abbiamo fatto 2-1, abbiamo regalato il 3-1, però al di là di queste, tra virgolette, giustificazioni che a me non piacciono, però sono dati reali e noi dobbiamo combattere anche contro questi dati che ci sono contro e dobbiamo cercare, come ho detto, di impegnarci al massimo, perché comunque questa squadra ha carattere, però poi il carattere non serve perché poi ci sono dei grossi limiti. E poi i limiti li dobbiamo andare a compensare con il mercato, che è l'unica cosa che ci può aiutare. Mister, 13 gol nelle ultime 3, è un dato altamente preoccupante. Stiamo parlando di errori tecnici, stiamo parlando anche di qualcosa, stiamo parlando anche di altro, perché i gol possono essere regalati, sì, però alla base c'è un'organizzazione difensiva che si commenta da solo. Purtroppo parlavamo prima delle carenze di organico. I calciatori che abbiamo in questo momento a disposizione, questi sono, hanno queste caratteristiche. Il problema di regalare gol è un problema che comunque determinano tendenzialmente le gare. Oggi abbiamo regalato, penso, come nelle altre partite, no? Abbiamo regalato gol, cioè senza subire, non è che tu dici abbiamo una carenza in fase difensiva per cui non riusciamo a difendere bene. Regaliamo e veniamo forse puniti oltremodo, perché poi anche per casistica non è possibile prendere 2 gol, 2 tiri, 2 gol. Penso che ad Agropoli sia accaduto quasi in fotocopia, cioè nel senso ci avranno tirato 4 volte in porta, abbiamo preso 4 gol. Però io, al di là di queste cose qua, io
conto e punto che comunque tocca lavorare, tocca impegnarsi, cercare di fare il meglio e il massimo che dobbiamo fare e che possiamo fare. Mister, a proposito di mercato, arrivi, anche partenze? Ma sicuramente dovremmo modificare parte dell'organico, perché tra under e over non siamo assortiti bene, cioè abbiamo più ruoli già definiti e abbiamo qualche doppione, ci manca un attaccante di peso, abbiamo delle problematiche di organico e che cercheremo di compensare con il mercato. Mister, una domanda che forse non va fatta a lei, però oggi sarà l'unica voce della Micelina. Altre problematiche, non dirò di vacanza, potrebbero arrivare in settimana prossima, quando almeno conti alla mano dovrebbero scadere alcune vertenze, quelle dei suoi colleghi della passata stagione, che al momento pare, almeno non è stato comunicato, non siano state ancora sanate. Potrebbe essere un'ulteriore botta. Ma io penso, io spero di no, e questa è una domanda che giustamente va rivolta al presidente, alla proprietà. Noi pensiamo noi quello che dobbiamo fare in campo, quello che sono poi le vertenze, le problematiche societarie, tra virgolette, economiche, quelle che chi deve prendere soldi, chi non deve prendere soldi, a noi riguarda poco. Noi dobbiamo soltanto cercare di lavorare, cercare nelle prossime gare di fare quanti più punti possibile per poi cercare di sistemare l'organico e ripartire. Mister, lei è stato chiamato quando, nel momento in cui il presidente ha detto che voleva vincere le tutte. Lei, quando aveva detto che voleva vincere tutte, aveva detto di voler puntare a una determinata posizione in classifica. Lei punterà magari in questi giorni a un confronto con lo stesso presidente, visto che questa squadra, da come lei dice, chiaramente da come noi vediamo, non può assolutamente vincerle tutte. L'abbiamo visto oggi, abbiamo visto le partite precedenti, anche la salvezza risulta un obiettivo difficile da raggiungere a questo punto. Ma io non credo, perché c'è ancora tutto un cammino da giocare, quindi per quanto riguarda la problematica della salvezza, di vincere il campionato. Noi col presidente avevamo parlato che nel proseguo delle partite che sarebbero arrivate fino al mercato, di cercare di fare quanti più punti possibile e poi comunque cercare di sistemare la squadra che ha bisogno di essere sistemata. Cioè, non penso che sia un dato innegabile questo. Poi ripeto, quando si aprirà il mercato parleremo col presidente, valuteremo quali sono le condizioni, dove operare, che tipo di calciatori possono fare al caso nostro e vedere eventualmente che prosegue e che obiettivi porsi, dato che i campionati sono molto strani. Ecco, il Taranto ha perso col Gravina, cioè ci sono risultati strani, quindi vuol dire che un po' tutti hanno delle difficoltà, e anche la stessa Andrea, che non mi sembra una squadra che potesse essere a 12 punti per l'organico che ha, perché poi se noi andiamo a vedere gli organici dovremmo andare a leggere tendenzialmente il curriculum di ogni calciatore e farci un'idea, perché la storia di ogni calciatore parla. Quindi, è sempre stato così nel calcio, non mi sembra di inventare nulla. Quindi noi continueremo comunque a lavorare, perché il carattere questa squadra ce l'ha, cerca di metterlo in campo, si impegna, e poi quelle che sono le problematiche, le lacune eventuali le compenseremo col lavoro, con la voglia e con l'eventuale finestra di mercato che ci attenderà.